E come state? Bene. Ma i maschietti e le femminucce. Esatto, ecco qua. Io sono il bidello. Il bidello, io sono il bidello. Meno male che abbiamo azzeccato i colori. Veramente. Però ti devo dare, anche se sei tutta meravigliosamente rosa, una notizia che il toro questa settimana è molto nervosetto. Bravo, allora, qui sempre ci azzecchi. Guarda, c'è quella Venere che però adesso ad aprile toglierà, diciamo, il disturbo e sarà più favorevole. Ma credo che in questi giorni, dal punto di vista proprio personale, anche familiare, c'è qualcosa da rivedere. Per esempio in amore. Allora, qui abbiamo una situazione particolare. I toro che sono accasati, felicemente sposati, conviventi, come ho spiegato la scorsa settimana, ogni tanto dicono: ma tu non mi vuoi bene, non mi dimostri affetto, oppure pensi solo ai fatti tuoi, o magari c'è qualche cosa da mettere a posto. Ai fatti vostri. Infatti, ecco. No, cioè, perché sai, queste gaffe così non si fanno. Ecco, esatto. No, ma ogni riferimento era puramente, cioè, occasionale. E tra l'altro i single invece, se hanno qualcuno o qualcuna che gli va presso, dicono: ma tu che vuoi dalla vita mia? Nel senso che in questo momento, dal punto di vista proprio della cessione dei propri sentimenti, siete un po' sul chi va là. Nulla di grave, e questo cielo tornerà attivo, però evidentemente avete altre cose per la testa e quindi dovete cercare di risolverle. All'undicesimo posto il Sagittario, non perché ci siano delle aspettative, delle prospettive pesanti, anzi vi devo dire che da maggio ci sono delle belle novità, magari qualcuno ha già avuto una bella notizia, però siete in partenza, cioè siete in una situazione di stallo, comunque di riflessione, per un movimento che ci sarà soprattutto dopo maggio. Quindi chi ha già una prospettiva da seguire la seguirà, altri semplicemente, soprattutto questa settimana, dovranno lottare un pochino. Ricordiamo che avere alcuni pianeti dissonanti significa anche che bisogna mettere a posto le questioni economiche. Decimo posto il segno della Vergine, infatti vedo che manca qualcosa. Sì, manca. È successo? No, nulla, nulla di particolare. No. C'è lo stesso. Però ci ho preso, non c'è sta. Allora, comunque, dicevo, questo decimo posto è una settimana un po' particolare. Vi ho detto che entro il 22 lì ci sarà una cosa planetaria un po' particolare. Dovrete decidere cosa fare, come comportarvi. Cioè, questo è un momento in cui potreste sentire di avere attorno, non dico delle inimicizie, ma comunque degli ostacoli, dei muri da superare. Quindi, a parte un discorso proprio fisico, avere pianeti opposti può indicare questo, proprio il fatto di trovarvi in una condizione di forte stress potrebbe creare qualche problema. Quindi è una settimana che vi chiede un po' di pazienza, soprattutto mercoledì e giovedì. Quindi voi siete riflessivi, non fate scelte azzardate e comunque ricordatevi che qualsiasi scelta dobbiate fare, sarebbe meglio concluderla entro aprile. Al nono posto il segno dei Gemelli. Questa è una giornata buona, però poi abbiamo tra mercoledì e giovedì qualche piccolo ripensamento. Il vostro è un cielo protetto da un bellissimo Saturno e da una buona Venere, però in questo momento manca un referente. Per esempio, dovete firmare un accordo, un contratto, dovete essere promossi, diciamo così, vi manca una conferma per la seconda parte dell'anno e bisogna aspettare un pochino. Quindi non tutto, non subito, cosa che ai Gemelli fa un po' impazzire, perché voi siete quelli che vanno di corsa, o si fa o non si fa, giusto? Quando sei bravo. Ecco, quindi siete un po' sul chi va là. È chiaro che, chiaramente, ogni volta mi dicono sei bravo, 10 euro. Mi costa tantissimo. Solo 10 euro. Aumentiamo. Per la benzina. Certo. No, basta. La benzina costa adesso. Lo so, ho visto. Poi ci spiegheranno perché. Comunque, no, dicevo, i Gemelli, soprattutto. Le accise. Lo so, è contagiosa. Comunque, cari gemellini, mi piace questo cielo, però a metà settimana dovrete affrontare un piccolo contrasto. Magari in questi giorni anche persone che lavorano con voi sono un po' storte. Ottavo posto per lo Scorpione. Allora, c'è questo cielo importante per parlare di novità, ma l'amore, siete un po' come il toro. In questo momento Toro e Scorpione stanno verificando la tenuta di alcuni rapporti, oppure semplicemente si sentono in una condizione di lieve disagio. Vorrei raccomandarvi, soprattutto oggi e domani, di non mettervi contro nessuno e di parlare con chiarezza. Lo Scorpione sta vivendo un momento di nervosismo che forse è importato direttamente dal lavoro. Andiamo all'Acquario, settimo posto. L'Acquario è molto favorito, devo dire, perché c'è Venere, Marte. Però perché... Ma non... Saturno contro. Saturno è nel segno ed è quello che un pochino ci rovina. Sai perché? L'Acquario è il segno
della libertà. L'acquario è il segno dell'autonomia, è il segno che vuole fare quello che pensa, e di solito quello che pensa lui, l'acquario o lei, non è quello che pensa la massa. Quindi l'acquario passa una vita a nuotare controcorrente, anche a mandare a quel paese persone che potrebbero essere di aiuto, invece fa l'esatto contrario. Che succede? Che alla fine fanno male un po' le braccia, no? Se nuoti controcorrente. Allora non è messa in discussione la forma, la forza, l'energia per superare i problemi, ma proprio c'è un disagio. Io dicevo la scorsa settimana, anche la notte, cioè qualcuno si sveglia alle 4 di notte, pensa così. Io per esempio stanotte mi sono svegliato, io c'ho il cane della Vergine che si agita. Ecco, non so perché. Il cane della Vergine? Cioè della Vergine, sì. Allora, quando sale sul letto e boom, mi dà le botte. Ho sognato che mi tiravano delle scarpe. Non sarà proprio una cosa, speriamo che non sia una preveggenza. Comunque, dicevo, cari acquario, da notte si deve dormire. Sesto posto per il segno del leone. Non vorrei che in questi giorni ci fosse una pressione dalla famiglia, dai sentimenti un po' troppo alta, e quindi vi invito a cercare delle soluzioni, soprattutto in queste ore. Inizio di settimana un po' sottotono. Quinto posto per la Bilancia, questo è un momento di forza, però ricordatevi, entro fine aprile qualsiasi tensione, ostilità, bisogna assolutamente cercare di concluderla. Ho saltato un segno, scusate. L'Ariete, scusate, ecco. Allora dicevo, in questo momento è molto importante risolvere piccoli problemi, risolvere delle situazioni che in qualche modo sono per voi fonte di disagio. Andiamo avanti, perché io credo di avere una classifica un po' diversa. Allora, al quarto posto leggiamo chi c'è, è il Capricorno. È molto importante adesso, è giusta, cercare di risolvere delle situazioni, soprattutto in amore. No, perché c'ho poco tempo, sto impazzendo. Allora, la settimana precedente è stata molto forte per i sentimenti, adesso dovete ritrovare le persone che amate e portare avanti un progetto. Al terzo posto il segno del Cancro. Non credo che ci siano dei dubbi in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda le questioni d'amore. Venere non è più contraria, quindi potete fare delle cose in più. Vi raccomando soprattutto di muovervi nel weekend. Al secondo posto abbiamo il segno zodiacale della Bilancia, perché questo è un momento in cui la vostra forza si vede, però entro la fine di aprile, dicevo prima, dovete chiudere qualsiasi tipo di ostilità. E al primo posto il segno dei Pesci. Emozioni in corso, con un picco massimo per il weekend. Picco massimo per il weekend. Scusate. Grazie Paolo, ti ritroveremo naturalmente.